La salute è un salto di qualità, come vedete dal nostro fondale. Siamo due mondi in questa sala, due sistemi, quello socio-sanitario e quello della promozione sociale e sportiva, che hanno scelto consapevolmente di condividere strategie, obiettivi, azioni programmatiche. Stringere una collaborazione, un accordo di collaborazione con la WISP, perché ci sembra un'associazione molto organizzata, quindi in grado di offrire sul territorio e di supportare le aziende sanitarie per la realizzazione di interventi su diverse fasce di età, in particolar modo per gli adolescenti, per offrire tutte quelle attività di sport diciamo non strutturato, parzialmente strutturato, soprattutto per l'utilizzo di parchi, di aree cittadine, di ambienti normalmente non diciamo destinati ad attività sportiva, faccio riferimento al parkour, ma anche per supportare le aziende nell'organizzazione di attività per fasce adulti e anziani. Questo riteniamo che sia strategico per aiutare la popolazione ad aumentare il proprio livello di attività fisica. Abbiamo messo in atto una serie di corsi e comunque cerchiamo nel limite del possibile di presentare alla Regione e alle ASL un tipo di attività a sistema, quindi pensiamo di essere in grado di assolvere a questo compito. Siamo all'inizio del progetto e quindi dovremo lavorare molto per arrivare a questo nuovo obiettivo. La trasformazione non è soltanto l'aumento di persone che vanno a bussare ai servizi perché hanno perso casa e lavoro, ma è l'indebolimento, l'infragilimento colossale dell'area dei cosiddetti penultimi, che ormai è diventata un'area di centomila di impoverito, che è una novità assoluta. La novità del welfare è la presenza di un 30% di persone che arriva a fatica ad arrivare a fine mese. Quindi il problema di fare sinergia tra pubblica e privata è legato a questa novità, persone che vivono una vita di sopra le loro possibilità, che si vergognano a chiedere. Dobbiamo riuscire a andare verso queste persone con modalità, con oggetti che non siano stigmatizzanti, se no scapperebbero. E quindi lo sport è uno degli oggetti principali, perché intercetta un sacco di famiglie, perché interviene su aspetti quotidiani, può fare educazione. I comuni, avendo a cuore la salute dei propri cittadini e quindi avendo a cuore l'obiettivo di incrementare e migliorare gli stili di vita dei propri cittadini, possono avere un ruolo assolutamente propositivo rispetto alla creazione di reti sul territorio, che con il coinvolgimento di associazioni ma anche di altri enti che in qualche modo rimino nella stessa direzione, quindi per arrivare a fare quella massa critica che può andare veramente a influenzare l'abitudine dei cittadini. Oggi ci troviamo a Verona perché penso che sia un passaggio essenziale nella nostra strategia. È il primo corso congiunto di formazione tra sistemi sociosanitari e WISP che si organizza, ed è, lo definirei proprio, un laboratorio formativo. Dobbiamo verificare se lavorando insieme e scambiandoci saperi, competenze, linguaggi, conoscenze, siamo in grado di far partire una fase che diventi davvero quella della costruzione di un comune cammino per costruire salute. Pensiamo che ci siano tutte le condizioni in cui due sistemi così diversi come un'associazione di promozione sociale e il sistema sociosanitario possano condividere obiettivi e porsi scientificamente nelle condizioni di riuscire a avviare una fase di programmi comuni. La collaborazione con WISP per noi è fondamentale, tant'è che abbiamo fatto il protocollo regione WISP tra i primi in Italia.
perché questa realtà di persone che lavorano con la popolazione è assolutamente indispensabile per far sì che quello che noi abbiamo come patrimonio culturale e professionale riesca poi ad essere diffuso il più possibile sul territorio. Non riusciremo a farlo senza il volontariato, e WISP è sicuramente un fattore assolutamente fondamentale. Come promuovere la salute tra diritti e diseguaglianze sociali? È una domanda a cui si risponde attraverso un sistema di valori, attraverso delle politiche, attraverso dei piani nazionali e regionali. È una domanda che va affrontata attraverso dei luoghi, dei contesti di promozione della salute. È una domanda che va affrontata attraverso delle azioni messe in atto da promotori di salute, come sono gli operatori dell'UISP. È una domanda che deve vedere al centro l'utenza, deve ricordarsi che è il cittadino a mettere in atto dei comportamenti, deve ricordarsi le difficoltà di quel cittadino, deve ricordarsi i sistemi di convinzioni, le culture, i processi nelle azioni che guidano le azioni di quel cittadino. È una domanda in cui, se tutto questo viene considerato insieme, si generano azioni, si generano circoli virtuosi, si genera una dimensione di coalizione, non soltanto di alleanza, si genera una coazione e non soltanto un'interazione. Per promuovere degli stili di vita salutari non possiamo pretendere cambiamenti solo dall'individuo, ma dobbiamo metterlo in un ambiente favorevole, e quindi l'ambiente urbano deve diventare un contesto che favorisca scelte di salute anziché contrastarle. Anche se la sanità non ha competenze specifiche in tema di pianificazione urbanistica, diventa importante mettersi a confronto e collaborare tra pianificatori, quindi comuni e anche progettisti, e chi si occupa di salute, per far sì che i temi della promozione della salute siano inseriti proprio nel lavoro di chi progetta le città, di chi fa la manutenzione delle città e modifica i percorsi, interviene sui piani regolatori e fa sostanzialmente scelte di politiche che possono essere politiche per la salute. Tra le tante cose che hanno a che fare anche con lo sport, penso al programma di riqualificazione delle periferie, per cui sono disponibili 500 milioni di euro, 18 milioni di massimale per ogni singolo beneficiario, parliamo di comuni, capoluogo di provincia o città metropolitane, e quindi un'occasione sicuramente rara, in cui sono finanziati sia interventi di riqualificazione urbana che anche le azioni materiali collegate di riqualificazione sociale. In questi giorni la notizia è che in Trentino l'aspettativa di vita è mediamente più alta rispetto al resto d'Italia, e quindi ci si chiede quali possono essere le possibili motivazioni. E qui, come è noto, la salute, quindi anche l'aspettativa di vita, la speranza di vita, il benessere, è determinato da una moltitudine di fattori che sono di natura socio-economica, individuale, ambientale. Proprio questo insieme di fattori che provoca il benessere della popolazione, su cui noi vogliamo continuare a costruire la pianificazione in ambito sociosanitario, con un piano per la salute che abbiamo appena deliberato alla fine del 2015. La WISP in tutto questo è un partner molto importante, perché i progetti che vogliamo portare avanti, sia con il piano per la salute che con il piano della prevenzione, che ne è come dire un piano operativo, e prevede l'intervento della WISP in molteplici progetti, ovviamente quelli di supporto e promozione dell'attività fisica in diversi setting. Un'esperienza nuova che non mi era mai capitata di affrontare.
È sicuramente piacevole perché è un contesto di formazione in cui si riescono ad apprendere tantissime cose differenti, vengono trattati dei temi che sono molto molto utili anche poi per andarli a riportare da un punto di vista operativo. E la cosa che più mi ha colpito è proprio il fatto che non ci si sofferma soltanto su un punto di vista teorico, ma si analizzano le cose anche sotto un punto di vista pratico, quindi soprattutto anche con degli interventi, con delle azioni e con degli intenti di azione su qualcosa che poi si dovrà andare a consolidare.